Allora, prima di prepararmi il pranzo, una precisazione sul gelato. Il gelato di banane lo dovete fare frullando senza liquido o veramente pochissima acqua, quindi non nel frullatore a boccale, ma nel mixer quello piatto, perché nel frullatore a boccale le lame sono più sopra rispetto al fondo e rischia che non parte. Nel mixer piatto invece le lame sono ad esse, girano e riescono a prendere anche i pezzettini di banana, ok? Perché sennò non vi viene come dovrebbe, se ci mettete il liquido diventa un frullato, invece deve rimanere bello consistente, ok? Adesso vi metto qua sotto la foto del mixerino che ho io.